Non si tratta di un errore di sistema nel macro percorso dell'evoluzione, certamente non può rientrare nell'oscuro mondo del senso di colpa. Il dionisiaco è una componente necessaria della vita e appartiene alla storia dell'uomo. Ecco che questo saggio, senza occultare gli effetti nocivi, si sofferma a more geometrico sulla nostra passione per l'alcol, servendosi di categorie letterarie ed antropologiche, nonché principi e ultime scoperte delle neuroscienze, traccia una narrazione globale dell'ebbrezza e sul ruolo pregnante che essa ha avuto sulle menti ubriache.